10 giocatori da bonus su cui puntare al fantacalcio. 3 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti. Partiamo. Primo difensore, Raul Bellanova. Un gol e 7 assist per lui nella passata stagione, dove è stato uno dei migliori difensori al fantacalcio e per me potrà ripetersi sugli stessi livelli anche con il nuovo allenatore del Torino, Vanoli, nel 3-5-2 d'esterno destro di centrocampo. Ovviamente sempre se dovesse restare al Torino. Per me è un primo secondo slot, dipende dalla Lega, magari a 8 e più un secondo slot, a 10 lo considero un primo. Mi spingerei fino a una 30 di crediti per lui. E io sono convinto che l'asse Bellanova-Zapata potrà essere devastante anche in questa stagione. Io mi aspetto pure qualche gollettino in più da parte di Bellanova. Secondo difensore, Denzel Dumfries. Ragazzi, piuttosto che puntare su Di Marco, che se ne va a 50, 60, se non di più, crediti, vale la pena andare su Dumfries, che se ne va alla metà del prezzo. 25-30 crediti ve lo portate a casa e sinceramente conviene, perché è un esterno di centrocampo che porta gol e assist, arriva spesso all'area di rigore avversaria, arriva spesso alla conclusione, quindi rapporto qualità-prezzo io punterei su Dumfries. Terzo difensore, nonché il mio preferito tra questi tre, Giovanni Di Lorenzo, e vi spiego il perché. Innanzitutto Conte valorizza qualsiasi tipo di esterno. Di Lorenzo capitano del Napoli, Conte ha grande fiducia in Giovanni Di Lorenzo e io sono convinto che possa fare molto bene, e poi dopo l'europeo scadente molti non se lo fileranno all'asta e quindi se ne potrà andare ad un prezzo veramente regalato, magari 10-15 crediti. Io mi aspetto questo e quindi punterei sul capitano del Napoli. Passiamo ai centrocampisti, iniziamo da Mattia Zaccagni. Ragazzi, da Zaccagni io mi aspetto tra gol e assist una 15 di bonus totali, è un primo slot a tutti gli effetti di centrocampo. Se a Pulisic ho messo un limite massimo di crediti di 70, a Zaccagni arriverei fino a 60, che comunque sono tanti, ma io lo considero una certezza al fantacalcio, nonostante nella passata stagione ha avuto qualche problemino. Secondo centrocampista, Lorenzo Pellegrini. Ragazzi, Pellegrini nella passata stagione con Mourinho ha fatto pietà, mentre con De Rossi ha avuto un upgrade enorme, ha totalizzato nella passata stagione 8 gol e 3 assist e io mi aspetto comunque più di 10 bonus da parte del capitano della Roma. Sinceramente è un primo secondo slot di centrocampo, a 8 è più un secondo, a 10 potrebbe rendere da primo slot. Quanto pagarlo? Io arriverei fino a 50 crediti. Terzo nome, Strefezza, uno con i bonus nelle gambe, per me potrà avvicinarsi prepotentemente alla doppia cifra, sperando sia listato centrocampista. Ovviamente rispetto a Zaccagni e Pellegrini se ne andrà molto di meno, perché comunque gioca in una neopromossa, quindi è da valutare, ma io penso che possa fare molto bene. Quanto pagarlo? Se ne andrà di meno rispetto alla cifra che vi dico, massimo 35, però se ne andrà a 20-25 crediti. E quarto nome, non scontato perché gioca in una posizione più arretrata, Reinders. Mi ispira un botto. L'anno scorso 3 gol e 4 assist, ma per chi ha visto le partite del Milan, quante volte è arrivato alla conclusione Reinders? Giocatore che a me piace tanto, anche in ottica fantacalcio, proprio perché arriva spesso alla conclusione, nonostante parta da una posizione arretrata, ha qualità. Anche nell'ultimo passaggio io da lui mi aspetto tra gol e assist almeno 10 bonus e lo considero un terzo slot perfetto al fantacalcio. Ci spenderei fino a una 30 di crediti. Concludiamo con l'attacco, inizierei da Gianluca Scamacca. Voglio fare un paragone con Lookman, che ha tanto hype dopo la finale di Europa League, eccetera. E secondo me sarà l'obiettivo un po' di tutti al fantacalcio. A differenza di Scamacca, che ha disputato un europeo deludente e quindi, come per Di Lorenzo, molti non se lo fileranno. Ragazzi, io credo che Scamacca possa arrivare a 15 gol. L'anno scorso ha segnato 12 gol, ma ha iniziato a ingranare tardi, lo sappiamo. E il suo record di gol in Serie A è di 16 e per me potrà eguagliarlo se non superarlo. Sinceramente, piuttosto che puntare su Lookman, che se ne andrà a tantissimo, forse anche più di 150, andrei più su Scamacca, che qualcosina in meno lo pagate. Io per Scamacca a 120 ci arrivo, poi è da valutare in base alle situazioni, diciamo un massimo di 140. Però io sono convinto che sarà uno dei 5 migliori marcatori della Serie A 24-25. Secondo nome, Nico Gonzalez, il suo futuro è ancora incerto, però se dovesse restare potrà fare molto bene con Paladino nel 3-4-2-1, quindi dietro la punta,
Ragazzi, Nico Gonzalez è uno che ha le carte in regola per arrivare a 20 bonus tra gol e assist. Lo considero un secondo o terzo slot d'attacco. Almeno stiamo sui livelli di Zapata anche sul prezzo, 70-80 crediti. Io ci punterei, sinceramente. Occhio, potrebbe arrivare Colpani e sarebbe primo slot, ma facile. E terzo attaccante, Poyampalo del Venezia. Quanto gasa! Io credo che possa arrivare a 10 gol questo giocatore, primo anno in Serie A, però è un bomber. Lo considero un terzo quarto slot, magari più quarto inizialmente, però 10 per me è un terzo. Quanto pagarlo? 40 crediti? Magari non ci sbilanciamo più di tanto. Potrebbe andarsene a molto di meno, sia chiaro, ma io ci punterò perché sono convinto che possa portare tanti bonus. Detto ciò, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, per qualsiasi dubbio sul fantacalcio o se volete farmi domande fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo in un prossimo contenuto.